Inizio d'anno di questo 2021, sempre in zona rossa, sempre in tempo di emergenza sanitaria, ma l'amministrazione comunale non ha voluto dimenticare in questo caso, con una tradizione che ormai esiste da tantissimi anni qui a Subiano, i bambini, per dare loro un momento di serenità, per ricordare quelle che sono le tradizioni e anche naturalmente quella che è l'Epifania in questo 2021. Il sindaco Ilaria Mattesini ci racconta proprio questo desiderio dell'amministrazione comunale. Sì, è una tradizione che ormai da sempre il Comune di Subiano ha portato avanti per la ricorrenza dell'Epifania. E quindi anche quest'anno era doveroso da parte nostra cercare di organizzare una consegna della calzina tradizionale ai bambini. Grazie al supporto e al sostegno delle attività commerciali, dei supermercati presenti nel nostro territorio, riusciamo tutti gli anni a fare questo dono, a garantire questo dono ai bambini. È una festa della felicità, una festa dell'allegria che chiaramente anche quest'anno deve essere festeggiata. I bambini hanno tutto il diritto di essere sereni, di vivere tranquilli anche in una situazione del genere. Quindi per noi l'augurio che tutto ritorni alla normalità e che comunque non si perdano le tradizioni e che nonostante tutte le avversità che possono capitare, è giusto che i bambini si rendano sempre felici. E io, come tutti gli anni, ringrazio il Comune e il Carrefour che offre le calze a tutti i bambini del Comune e delle frazioni e colgo l'occasione per fare gli auguri di una buona Epifania e di un felice 2021. Scopa vola vola, tutta notte sola sola sulla scopa vola vola. La Befana che di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto, quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. La Befana che di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla tu appendi il tuo calzino, lei ci mette un regalino. Se tu appendi il Il tuo presidente calzino, del lei Consiglio ci Comunale di mette Subiano, Luca Bianchi, in questa giornata di consegne delle calzine, particolare perché naturalmente sono legate al mondo delle frazioni, quelle più disagiate, più che hanno sentito anche questo isolamento proprio durante questa pandemia, durante questa emergenza sanitaria e naturalmente legate anche alle famiglie in difficoltà. È vero, un periodo delle festività diverso, molto particolare, sicuramente sappiamo per le motivazioni, e analogamente appunto la festa della Befana diversa, però l'amministrazione non si voleva dimenticare dei bimbi, dare un piccolo simbolo per capire che siamo comunque vicini, siamo vicini a tutti, nessuno rimane, sarà da solo in questa situazione. E appunto dare il supporto a quelle, come dire, famiglie che si sono sentite più lontane, perché comunque il disagio è maggiore nelle frazioni, grazie ovviamente anche al supporto dei circoli, delle associazioni, anche della Misericordia, riusciamo, pur non organizzando delle festività, dei pranzi o delle cene, riusciamo a distribuire queste calzine, questo piccolo presente, in maniera tale, ripeto, da essere vicini a tutta la cittadinanza. Noi si ringrazia per questa buona azione, cioè meglio di così a Carrefour, cioè grazie anche al Comune, tutto, per quello che avete fatto. Insomma, il Chiavaretto ha sempre fatto qualcosa in questi cose, purtroppo Quest'anno quest'anno purtroppo. no, se noi si ringrazia, Cadebufa, cioè, insomma, io sto a Cadebufa, insomma, è una frazione ora che insomma c'è Ci parecchio sono bambini. numerosi bambini, Sì, ha infatti. superato anche l'altra, Sì, come ha superato superato anche il Chiavaretto. Grazie anche appunto al supporto ai supermercati, in particolar modo a Carrefour che ha donato queste calzine. Siamo di Castelnuovo, siamo riusciti a poter donare appunto questo piccolo presente per i bambini e farci sentire vicini alla cittadinanza. Ah, per questa Epifania naturalmente il Comune ha inteso anche quest'anno cercare di dare una mano naturalmente alla frazione grazie al contributo
appunto attivo del Carrefour e ha contribuito nella donazione appunto delle calze per questa epifania. Naturalmente abbiamo qui il vicepresidente, il vicepresidente della neonata associazione di Santa Maria, che si è ricostituita, e quindi è un piacere da parte nostra poter in qualche modo, sia pur nella difficoltà, cercare di contribuire ai nostri bambini che vivono nella frazione, a cui sicuramente voi già prestate molta cura e attenzione. Quindi questa è per Santa Mamma. Grazie. Io ringrazio a nome dei bambini, tutti i bambini e anche degli adulti, perché indirettamente gioveranno di questo pensiero. Grazie al Comune, Carrefour, della partecipazione e buona Epifania a tutti. Di notte con le scarpe tutte rotte, i vestiti alla romana, viva viva la Befana! Tutta notte sola sola sulla scopa vola vola, tutta notte sola sola sulla scopa vola vola. La Befana che di notte con le scarpe tutte rotte, i vestiti alla romana, viva viva la Befana! Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. La Befana che di notte con le scarpe tutte rotte, i vestiti alla romana, viva viva la Befana. I circoli delle associazioni sono resi subito disponibili? Assolutamente sì, infatti devo cogliere l'occasione per ringraziare il circolo di Chiaveretto, che si è occupato anche della frazione di Cadibuffa, poi il circolo di Castelnuovo, il circolo di Calbenzano, le tre contrade di Santa Mama, la Proloco di Falciano e ovviamente l'associazione La Misericordia, che si occupa di la distribuzione per quanto riguarda il territorio del comune. Stasera siamo qui nella sede della Misericordia per proporvi un'iniziativa molto particolare, che è quella di offrire ai bambini del nostro paese delle calze della Befana. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di donarle qui alla Misericordia in maniera tale che questa associazione, che ha fatto tanto e continua a fare tanto per il paese, riesca poi ad arrivare un po' a tutte le famiglie e a portarle ai bimbi. Per dare una piccola gioia a questi bambini in una situazione, in un momento così difficile e così complicato. Di nuovo vorrei ringraziare e sostenere la Misericordia, perché fa veramente tanto per il nostro paese, a volte con mezzi anche con qualche difficoltà, però sono persone e volontari, quindi ne vedete alcuni, che si danno sempre tanto da fare e mettono tutto l'impegno per servire al meglio tutta la cittadinanza. È sempre un piacere poter partecipare a queste iniziative, sia in maniera diretta come noi volontari e l'amministrazione che siamo appunto qui a distribuire questi piccoli doni ai bambini, sia in maniera indiretta, perché tantissime persone del paese e tante attività hanno donato generi di prima necessità e anche giocattoli e tanto altro per chi è più in difficoltà. Ecco. Quindi sono veramente orgoglioso di far parte di questo paese e di questa associazione che si sta veramente dando tantissimo da fare per tutti. Io faccio parte della Misericordia, sono una volontaria da un po' di anni, la Misericordia è una e siamo in mezzo ai due paesi, quindi ben contenti di poter essere utile a Subbiano e Capolona, con tutto quello che la gente può offrire, dare e dopo ridistribuire. E tutti i martedì ci si ritrova qui per fare questi pacchi, per giustamente in questo momento le famiglie sono aumentate parecchio e aumenteranno, perché la situazione non sembra andare tanto per ora migliorando, quindi è un lavoro che impegna e si fa volentieri, come si è fatto tante altre cose con la Misericordia. E grazie anche alla Misericordia che dà l'opportunità a noi di poter essere qui a poter fare questo tipo di servizio, che da soli non si potrebbe fare, perché c'è bisogno comunque di tutta un'organizzazione, di tutto un apparato, insomma, che gestisca la cosa in maniera giusta anche. 2021, così è la Befana in pandemia e con il Covid, ma nel 2020 vogliamo ricordarci come vissero in pochi secondi le frazioni in questo momento, Calbenzano, anche Catenaia. Il 2022 sarà ancora più bello. Se non ti comporti bene, lei ti porterà carbone. Se non
non ti comporti bene, lei ti porterà carbone. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Che magnifica magia, notte dell'Epifania.